La giustizia va riformata, deve essere resa più genere, più spedita. Ne vedremo delle belle. Belle. La fotografia, no, sa cosa dovrà sempre filmare. Devono capire che 5 stelle è il futuro. Fatta anche domani, i ricchi ne pulito, i ricchi da nessuno partito, sono delle idee che non vanno più. Grande Giuseppe! Allora ci vuoi dire, un microfono da e mi scoppire, ma signor Bidacca, lascia la piscina e Bidacca. Signor Renzi, deve istituire il reddito di cittadinanza, come esiste negli altri paesi europei, le risorse ci sono. Non dire stupidaggini. Solo questione di volontà politica, bisogna riformare la giustizia, bisogna equamente restituire la ricchezza nazionale, la parte di cittadini, volontà di sopitare, proporzionato al reddito di ciascun cittadino. Bisogna tagliare i costi della politica, che sono esagerati. Caro signor Renzi, mi sono legato, tagliate il tempo, come abbiamo fatto. Tagliate i riporti elettorali, tagliate i vitalizi, tagliate le pensioni d'oro, tagliate gli affitti d'oro, le spese di consulenza inutili della pubblica amministrazione locale. Facciamo lavorare i sindacati di proposte, le città metropolitane. Ugo, ciao Jenny, tutto a posto? La festa? No, quale festa? No, ma domani che fai? Vieni al centro direzionale. Domani ci sta la riunione, apriamo la riunione sulla disabilità alle 5 all'anfiteatro centro direzionale. Dalle 5 alle 8. Nell'anfiteatro. Tagliamo gli stipendi megagalattici delle alte cariche istituzionali, Presidente della Repubblica e delle Camere. Tagliamo gli stipendi megagalattici dei dirigenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, dei burocrati, degli altri dirigenti. Tagliamo gli stipendi dei dirigenti delle partecipate. Questo è quello che bisogna fare se vogliamo un bilancio dello Stato che sia nei termini. Cittadini, firmiamo per il reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti. Firmiamo la proposta di legge, la nostra importante proposta di legge per una RC auto che sia più equa, poi usare una riduzione pubblica agevolata che vada incontro ai redditi più virtuosi. Cari cittadini, dobbiamo diventare noi gli attori, protagonisti, non essere tutti nessuno. Il Movimento 5 Stelle trae la sua forza, grazie a voi, grazie alla cittadinanza, alla cittadinanza tutta. Cittadini, noi devono diventare gli attori, protagonisti del mondo. Devono proporre, informarsi, informare.
fermarsi un attimino al gazebo per discutere assieme a noi, assieme agli altri ministri del Movimento 5 Stelle, tutte le proposte di legge, le importanti proposte di legge del nostro movimento per un cambiamento possibile che dipende soltanto da noi. Come vedete, cari cittadini, ci trovate anche subito dopo le elezioni, in mezzo a voi. Noi siamo sempre in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini, nelle piazze, nelle strade, per discutere con voi di qualsiasi problema, a fianco a voi, con la vostra collaborazione, con la vostra partecipazione. Diventiamo sempre più forti, poiché voi diventate più forti. Questo è quello che vogliamo, con quei signori invece di sentimentati di tutti, e noi dobbiamo riscattare, e i cittadini devono riscattarsi, devono cambiare il proprio futuro, il meglio. Pensiamo ai giovani, ai nostri figli che sono costretti ad emigrare, grazie alla politica di austerità e di rigore imposta dall'Europa e dallo stesso governo. Cittadini, firmiamo al banco le importanti proposte di legge del Movimento 5 Stelle per una RC auto che sia più equa. Firmiamo la proposta di legge per il reddito di cittadinanza, per allinearci all'Europa, tutti gli altri paesi europei, Grecia, Italia e Tunisia, godono del reddito di cittadinanza, di questo importante ammortizzatore sociale. Con il reddito di cittadinanza è possibile far decollare i consumi, è possibile contrastare efficacemente la camorra, è possibile contrastare il voto di scambio, è possibile regolarizzare le banche affinché erogino i prestiti. Aiccia, ma sei arrivato! Ciao. Ma si chiude, ma si chiude la metropolitana. Ah, si chiude la chilometra. Sì. Il carlofono. La prima cosa che hanno fatto quando ci hanno visto, hanno fatto la culletta per mettere il batterito. Anche se si è a contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ma si sta bene, si sta ventilando. Qualsiasi banca non tolga un solo euro, non scaccia un solo euro. Allora mo ti immortalo anche a te nel gazebo. È una garanzia offerta dallo Stato. È una garanzia offerta dallo Stato per i cittadini. Loro così intentati. Vuoi? Possibile oggi invece. Cari cittadini, grazie al Movimento 5 Stelle, grazie ai suoi portavoce, è nato il microcredito, ma quella è una proposta di legge che stiamo portando noi avanti, che fino a ora si disgraziati diciamo che stiamo ancora diciamo abbagliati cosa che non hanno fatto gli altri. Approvare diciamo al governo, noi la stiamo proponendo. Noi la stiamo proponendo, ma siamo all'opposizione, però è il governo che la deve poi dopo approvare. Noi abbiamo cioè, il movimento ha trovato tutte le coperture. La proposta di legge è stata anche tagliata dalla ragioneria di Stato, quindi diciamo la proposta è fattibile,
però soltanto ciao Gianni, ci è venuto anche ma pure mia sorella. E ci stavi spiegando, stavamo domandando, dicevo, ma sul reddito di cittadinanza è una proposta che noi stiamo facendo, ma è un governo che l'ha dato a provare. Per noi la politica è una missione. Non lo facciamo per interesse, ma soltanto per passione. Ma rimane lì una riunione della disabilità, un centro direzionale. No. Cari cittadini, l'altro giorno, dalle 5 alle 8. Giù dalle 5 alle 8 stanno. Di legge del Movimento 5 Stelle. No, stiamo all'anfiteatro. Poi se ci vogliamo spostare, ma io non so quante persone che vengono, capito Gianni? Poi decidiamo là, stesso là. Se ci vogliamo spostare. Esatto, sì. Ma già sto vedendo che ci sta un certo numero di persone. Sì. No, ma poi facendola partire anche come una riunione di cittadini, non dando l'etichetta lo movimento, stanno più persone che vanno a partecipare. Della forza lavoro inoccupata. Una domanda. Sì. Inoltre, con i reddito di cittadinanza, per contrastare efficace meglio la lavoro. Qua c'è terapia, pure un pulmino. Ma è stato un sacco, caga. Un sacco, proprio di questo stavamo parlando, praticamente. Che alle elezioni, diciamo, parecchi hanno... A Napoli siamo a Napoli. E questo lascia ben sperare per l'anno prossimo. Che teniamo le comunali a Napoli. Siamo il primo movimento. Pietro, te ne vai? Ti mantengo a giorno. Ma domani, diciamo, alla mattina vieni al corso meridionale, no? Non ci sta. Ah, quindi comunque stai fuori, ho capito. Sabato mattina a Piazza Nazionale. Sabato mattina ci vediamo a Piazza Nazionale, allora. Vabbè. Okay. Ti mantengo aggiornato, ti servirò. Ciao Pietro, ciao. Sono 5 ballottaggi. Vabbè, ci aggiorniamo piano piano a casa. Sì, si sta pure che da lì. Saluti. Ci sta dando ragione, i cittadini sono anche stupidi, ci stanno capendo, hanno capito benissimo cosa vogliamo fare e chiedono molto di più da noi, giustamente, ma dovete essere capite anche voi protagonisti, attori per un cambiamento in meglio della società, per un futuro migliore. Molto dipende da voi, non dipende soltanto dal Movimento 5 Stelle. Vediamo cittadini, vediamo al banco le importanti proposte di legge del Movimento 5 Stelle per una RC auto che sia più equa. Vediamo per la proposta di legge. Il reddito di cittadinanza è un ammortizzatore sociale che esiste già in tutti gli altri paesi europei, ad eccezione di Grecia e d'Italia. Il reddito di cittadinanza ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti. 780 euro pro capite, così come negli altri paesi europei. Affermiamo questo diritto. Il reddito di cittadinanza consente di far decollare l'economia. Con il reddito di cittadinanza si istituiscono i corsi di formazione professionale presso i centri di impiego, per fare in modo che chi non lavora possa per voi trovare un impiego con un record di 3 chiamate, oltre le quali chi non fruisce, chi non approfitta, perde il diritto. Così come dice in Germania e in altri paesi europei.
Almeno vengo pure in tuo quadro. Vengo pure io nel quadro? Carissimo! Questi sono i vantaggi del reddito di cittadinanza. Cari cittadini, inoltre, grazie al Movimento 5 Stelle, grazie ai suoi portavoce, è stato possibile istituire il progetto ambientale per le piccole e medie imprese. Grazie ai nostri portavoce che si sono tagliati gli stessi e non tanto del centro. Hanno inoltre spingiato alle auto blu e ai sforzi elettorali, cosa che non hanno fatto gli altri. La cittadina è stato possibile istituire il fondo di garanzia e di solidarietà per le piccole e medie imprese. Finché a me questa cosa qua questo è quello che abbiamo fatto, qualcuno ci chiede, ma voi cosa state facendo? Abbiamo parlato di problema Non quelli del sapere. 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 Non quelli del sap